Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura su Silent Hill e proseguiamo appunto perché dobbiamo andare a vedere cosa c'è dall'altra parte di qua a destra che appunto è chiusa qua la porta. Allora, non ci sbagliamo di nuovo come l'ultima volta, quindi andiamo di qua e andiamo di sopra dalle scale. Ok, poi da qui bisogna andare dritti, sbaglio sempre tasto, dritti che ci sono sicuramente dei nemici e poi scendere in basso. Ok, spingiamo un attimo la torcia. Ok. Un altro è qua, dovrebbe essercene anche un altro. Poi di qua e poi di sotto, spengendo anche la luce perché mi ricordo che l'ultima volta ci ha ucciso un simpatico essere, diciamo, che non so nemmeno se è qui davanti invece. Allora, vediamo intanto la mappa. Dunque, ah, è vero. Allora, qua si può scendere di sotto. Però volendo forse posso anche ucciderlo in questo modo, almeno, cioè se ce n'è uno almeno lo ammazziamo e non c'è problema poi appena ce n'è un altro via. Comunque controlliamo un secondo velocemente la mappa ora che possiamo. Allora possiamo scendere ancora giù, ma ci sono qua due aule più la hall da vedere. Se, tra l'altro forse si sblocca anche qua la porta, spero di sì, eh. No, dov'è? Un pochino più in qua. Ah, c'è lui ancora qui. Ok. E muori. Ok, qua si è aperta, quindi abbiamo il... andrei subito a salvare, almeno così ci leviamo il pensiero. Visto che abbiamo fatto un bel giro, allora mettiamo qua la doghouse, salvo anche con l'emulatore, sempre nello stesso slot, e si prosegue. Allora andiamo a esplorare una nuova zona, l'ultima zona, poi bisogna anche scendere di sotto. Intanto però esploriamo qua davanti, entriamo qui. Oh, meno male non ci sono. Fortunatamente non ci sono nemici. Una volta ogni tanto. Qua banchi. Ok. Non pare esserci niente di strano. Parrebbe di no. Allora, andiamo nell'altra. Sempre luce spenta. Stavolta invece ci sono. Dove sono? Sono in due, ma quanti sono? Ah, sono quelli invisibili. Vabbè, allora possiamo. Purtroppo quelli invisibili non credo che si possano uccidere. E loro forse sì, ci feriscono, ma là c'è roba. Però noi non possiamo colpirli, purtroppo. Prendiamo i proiettili della pistola, sono anche attivati, e poi mi pare che non c'è altro a quanto mi sembra, quindi possiamo anche andarcene via. Eccolo là. Vieni. Non ci vede? È buggato! Bastardo mi hai fregato! Bastardo mi hai fregato! Toh! Porca miseria, mi ha fregato! E sicuriamoci, ci diamo una bevanda salutare. E vediamo la mappa.
Allora, abbiamo esplorato le due classi e vediamo se si può sbloccare anche la porta qua. Penso di sì. Perfetto, andiamo nella hall dove appunto... Ah, molto 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 interessante. Quindi qua non ci possiamo andare. Aspetta a fare anche la luce. E andiamo di sotto a questo punto, visto che non c'è molto altro da fare qua. Ok, allora qua abbiamo due porte e questa che non c'è niente dentro. Allora, due porte, vediamo un po' la mappa dove siamo. C'è lo storage e la boiler room. Allora andiamo nello storage prima di tutto, che però non ci si può andare. Allora andiamo nel boiler, cioè nella sala tipo delle caldaie, una cosa del genere. Allora, qua c'era da fare qualcosa se non ricordo male, però vado a ricordare ora. Allora, le valvole sono chiuse con forza, non si muovono, non capisco che tubi siano, sarà meglio non toccare niente. Allora, forse per il momento non possiamo fare ancora nulla. Forse bisogna attivare questo. Prima un interruttore e non succede nulla, appunto perché manca la corrente. Esatto, è tutto spento, quindi per il momento non possiamo fare niente. Bisogna andare a... Tanto andiamo a salvare. Bisognerebbe andare a risolvere l'enigma del... No, dove sto andando? Del pianoforte, che però per il momento è chiuso. Quindi bisogna riuscire un po' a liberarlo. Cioè, a aprirlo, insomma, in qualche modo. Bisogna trovare il modo di... Ah, salva stato. Facciamo un salvataggino qua. Bene, allora, vediamo. Il piano dov'era? Si era sicuramente sopra, però non mi ricordo dove. Ah, in basso, quindi ok, anche qua vicino. Quindi basta tornare qua, andare a destra e poi sopra. Mi sono anche scritto l'enigma, cioè la soluzione dell'enigma che permetta tu... Più o meno non è che la sapevo, però è un po' difficile, diciamo, arrivare alla soluzione di quell'enigma. Non è impossibile, ovviamente, però... Però... No, non è qua. Dov'è allora? Di là. Ok. Ok. Allora. Ancora non si è aperto. Perché bisogna usare un oggetto? Magari colpirlo, no. Fermi, fermi. Fermi, forse ho capito. Allora, forse ho capito. Vi ricordate che di sotto, dove appunto abbiamo, accanto dove abbiamo salvato, c'era appunto quella sorte, quelle tre storielle appunto che dicevano degli orari diversi, che appunto rappresentavano un po' gli alla reception, un po' gli enigmi, diciamo, qua nella scuola. Ecco, mi sa che dobbiamo fare riferimento a quello e andare a cambiare l'orario dell'orologio che c'è qua in cortile. Ho paura. Perché qua diceva, allora alle 10 il laboratorio l'abbiamo fatto. Poi qua dice alle 12 c'è un posto con suoni e canzoni, quindi la sala dove c'è appunto il piano. Quindi bisognerà sicuramente fare qualcosa qua fuori. Però ci sono appunto loro che rompono le scatole. Magari potrei anche sparare un paio di colpi per ammazzarli. Sarebbe malvagio come idea, in effetti. Ah, uno è morto. E poi l'altro, boh, l'andiamo a ammazzare, ma almeno così non ci dà fastidio. Dov'è? Laggiù in fondo. Ok.
E anche lui è morto, vai, così almeno siamo un po' più tranquilli. Allora, qua è chiuso. Ecco, vedete, sono fermi alle 10. Noi bisognerebbe spostarle in qualche modo a mezzogiorno. Però non so come fare. Qua ci va di sicuro il medaglione d'oro. Vedete, un sole d'oro. Quindi noi intanto ce lo mettiamo, almeno così magari si sblocca qualcosa. Ok, forse è cambiato qualcosa, si è spostato, diciamo. Oh, si è spostato, vedete? Mettendo l'oggetto del primo enigma, si è liberato l'accesso per il secondo enigma, perché appunto si è fermato alle 12. Quindi, se vi ricordate bene quello che abbiamo letto poco fa, alle 12 appunto diceva un suono, un posto con suoni e canzoni, quindi sarà del pianoforte. Allora, di qua bisogna salire nuovamente qua. Molto molto bene. Poi di qua e poi in fondo. E dovrebbe essersi aperto esatto. Oh, allora, vi spiego l'enigma. Andiamo un attimo, vi faccio un attimo leggere attentamente questa, diciamo, poesia, questa storia. Intanto leggete attentamente il titolo: Storia del volo di uccelli senza voce. Qua c'è la prima, poi appunto abbiamo questo c'è la rondine, appunto, che va a superare il pellicano, c'è il gabbiano, eccetera eccetera eccetera. Allora, questi uccelli, appunto, quindi gabbiano, il corvo, l'anatra, ovviamente sono di solito di due colori, no? C'è il corvo che è nero, c'è il gabbiano che è bianco, l'anatra che è bianca, eccetera, eccetera. Questi colori fanno riferimento ai tasti qua del pianoforte, perché appunto potete vedere che ci sono tracce di sangue su alcuni tasti. Praticamente noi bisogna premere in un certo ordine questi tasti qua. Bisogna premere però in un certo ordine. Intanto, essendo appunto il titolo della storia, volo di uccelli senza voce, bisogna premere i tasti che non emettono alcun suono, sono rotti. Poi, seguendo appunto la storia che abbiamo appena letto, bisogna andare in ordine e premere i tasti. Tipo c'era la prima che diceva che c'era appunto un gabbiano, spiccò il volo, andò alto, quindi il gabbiano è di colore bianco, andò alto, quindi di solito uno di questi tasti. Poi magari dopo diceva c'è il corvo che è nero, quindi fa riferimento qua ai tasti neri, che dice che volò poco più in alto del gabbiano. Quindi ipotizziamo che se il gabbiano è qua, il corvo che è volato, che è nero, è volato un poco più alto del gabbiano, sarà questo qua. E quindi in questo modo bisogna risolvere l'enigma, che adesso però mi andrò a far vedere. Allora, il primo è questo, poi c'è questo, poi il 3 che farà riferimento sicuramente al corvo o a qualcos'altro. Poi abbiamo questo, no, l'ultimo è il corvo, se non sbaglio, che se non sbaglio il corvo diceva che il corvo se ne stava lì tranquillo, non si alzò in volo, ma non andò molto lontano dagli altri, è sempre stato indietro. Comunque questa è la soluzione dell'enigma, praticamente, che ci è voluto un pochino anche a me per capire la prima volta, insomma, non è proprio una cosa molto semplice. Abbiamo preso il medaglione di argento, che andiamo subito a mettere, e niente, quindi continuiamo ancora l'esplorazione di Henry alla ricerca della figlia scomparsa nella scuola, che ancora non sappiamo però dove, che fine ha fatto. Poi tra l'altro anche Sibyl non l'abbiamo più vista, quindi va a sapere anche lei se sta bene, cosa ha fatto, dov'è, nemici? Porca miseria! Davvero nemici? Cazzo però! Bastardi, mi hanno ferito! Allora, sì, salviamo ovviamente. Allora, ora dobbiamo uscire qua fuori con questi simpatici esseri. Allora,
E anche questo è fatto, insomma l'enigma, meno male, era risolto. Sì, non era molto semplice in effetti a capirlo, appunto ve l'ho detto, ci ho messo un bel po' la prima volta per capire cosa bisognava fare, però poi grosso modo, insomma, uno lo riesce a farlo. Ora stando attenti, questo è molto carico, ci fanno male. Allora, andiamo a mettere appunto questo. Un sole d'argento, una luna d'argento, quindi andiamo a mettere il medaglione d'argento. Cioè, sì, il medaglione d'argento, comunque la luna d'argento, ora dovrebbe essere pronto. È sempre chiusa, però è ferma alle 5. C'era un ultimo enigma da fare, se non sbaglio, alle 5. Io però questi li devo ammazzare. Spiace molto, ma io questi li devo assolutamente levare di torno, perché non è possibile una cosa del genere. Assolutamente. Cazzo, ora mi prende, ora mi prende, ora mi prende. Bastardo, lo sapevo che mi prendevi. Ma vaffanculo, vai. ci curiamo? No, vabbè, dai, non siamo messi così male da qua. Ma ancora vivo lui. Basta. E ora non sei più vivo, mio caro. Allora, l'ultimo, diciamo, enigma, che è appunto quello è delle 5. No, questa delle 10 l'abbiamo già fatto, allora è quest'altro. Allora, la terra senza luce, creatrice del vento caldo, del caldo vento. Le fiamme rompono il silenzio, svegliando le bestie affamate, aprono le porte del tempo per chiamare le vittime. Allora, il caldo vento. Noi siamo stati a vedere, appunto, senza poter far nulla, la stanza della caldaia, la boiler room, che appunto lì il vento comunque la produce ovviamente caldo, quindi bisogna andare là. Bisogna andare alla boiler room, che dovrebbe essere qua. Ok. Allora, qua non dovremmo essere. Qua non c'è nulla. Dovremmo attivare, penso, il tasto. Se non vado errato, perché magari poi dico una cavolata. Ok, sì, l'ho acceso. Strano rumore ha fatto. Quindi adesso è acceso. Con, appunto, essendo il. Questo acceso, noi possiamo adesso, dovremmo essere in grado di attraversare. Questa non è che si apre per caso, no. Noi dovremmo essere in grado di attraversare la porta, appunto, lì della torre, che dovrebbe essere adesso aperta. Quindi andiamo a salvare, perché ci aspetta un incontro, un bel incontro. Ci aspetta un incontro molto, molto interessante. Quindi è meglio prepararci un po' in anticipo. Allora, salva. Dunque, facciamo così. Qui sta andando bene, perfetto. E proseguiamo. Che ho restato 19 minuti e 35. C'è ancora 10 minuti da poter giocare, dai. Cioè, più che altro voglio cercare di finire la scuola, possibilmente. No, non la finiremo comunque, penso che questo video ci penso, perché è lunga, c'è ancora parecchie cose da fare. Quindi siamo entrati qua dentro, qua scendiamo le scale, dove non si sa, ma tranquillamente lui ci va, ma chi se ne frega, bravissimo Harry. Qua abbiamo. C'è ancora la sirena. Saliamo.
mi sa che non è qua l'incontro. Ho paura. Ho paura di no. E siamo usciti di What do you mean? nuovo dalla torre. Have I been here before? Quindi praticamente sembra che noi siamo tornati indietro, però si sta piovendo, è buio. Vabbè, era buio anche prima, però insomma. Remember Poi this being here before. c'è questo simbolo che prima assolutamente non c'era. Controlliamo un secondo la mappa perché voglio vedere dov'è che siamo. E vedete appunto che c'è un punto interrogativo, le stanze non sono assolutamente. Cioè, sembra che non abbiamo ancora esplorato nulla, quindi è successo sicuramente qualcosa di strano, perché. Boh. Allora. Allora, intanto andiamo a salvare di nuovo, in modo che abbiamo un punto di sblocco. Ed è bloccata. Pensate un po'. Beh, allora a questo punto, visto che siamo in questa nuova vecchia. Chiamiamola nuova vecchia zona, perché comunque. La vecchia zona perché appunto l'abbiamo già bella esplorata, però appunto dalla mappa non si direbbe, quindi tra l'altro non possiamo nemmeno andare indietro all'infermeria per poter salvare, vabbè che posso salvare con l'emulatore, quindi chi se ne frega, però insomma. Allora. Sembra tutto sporco, tutto malandato. È cambiato. Porca miseria. Allora, fermi. Ok. Ma si ammazzano così questi affari. No, non si possono. Però diciamo che la scuola è cambiata parecchio, direi, dal nostro ultimo dalla nostra ultima visita. Insomma, siamo praticamente, cioè, siamo nella hall che prima tra l'altro non c'era, non era assolutamente accessibile, però è cambiata tanto, tantissimo. C'è tutto ruggiroso, il pavimento con le pareti sono delle cioè, che cacchio sta succedendo ancora qua? Purtroppo non lo sappiamo, però sicuramente non è una cosa buona. Io sto un po' utilizzando un po' troppi di kit, però mi servono. Allora, io prendo la pistola. Infatti, quanti colpi abbiamo? 151. Allora, e vorrei andare a ammazzare. Ok, no, qua siamo qua. Allora, qua siamo di qua, nella hall. Allora, andiamo a vedere se si può andare in infermeria. Ah! E salve, però qua è bloccato. Bella storia. Bella, bella storia. Ok, sembra che non c'è nulla. Qua c'è un armadietto, qualcosa. Allora, qua sembra. Oh, Madonna. Allora, qua c'è qualcosa. Una carta da gioco con il simbolo di una chiave da un lato e tre rettangoli da un altro. Vabbè, noi la prendiamo comunque, non è un problema. Carte da gioco sparpagliate. Beh, direi che è cambiato drasticamente, cioè non sembra nemmeno più la stessa scuola, lo stesso posto appunto in cui eravamo prima, purtroppo. Sono nemici che danno fastidio. Io non so nemmeno quanti sono. Qua ce n'è uno. Qua ce n'è un altro. Che da. Oh, sì, è tre, eh. E cos'è? Tre sono un po' tanti, ragazzi. Tardissimo. Ecco.
Ma di come cazzo si fa? Dai, cioè, con tre ragazzi, ma veramente. Ma vaffanculo, cosa c'è? Sicuramente non c'è nulla qua. Come al solito, no? Ma vaffanculo. Aioia. Allora, dove siamo? Ma vabbè, lasciamo stare, vai, se muoio se ne frega rifaccio tutto io, non me ne frega nulla. Allora, qua dovremmo essere all'infermeria praticamente. E vabbè. Ciao. Allora, c'è un salvataggio, bene. C'è un kit anche per curarsi, bene. C'è una bevanda energetica che me la prendo subito, appunto perché sono messo abbastanza male. Allora, ok, siamo a metà, ma va bene così. E poi non c'è altro, mi pare. No. Allora, salviamo. E ci sono ovviamente altri nemici. Ora proverò ad evitare, insomma. Che comunque non è una cosa proprio. Non dico piacevole, ma danno fastidio, danno veramente veramente fastidio. Allora, un secondo, fammi un attimo vedere la mappa. Allora, noi siamo là, possiamo sbloccare la porta per andare di nuovo nel cortile, andare alla reception a vedere cosa cavolo c'è. Quindi, fuori. Ah, stiamo attenti a loro. No, non si può nemmeno entrare, boia. Si può nemmeno uscire. Che brutta cosa però. Salva. Ah! E questa è la porta che c'era nel quadro nell'altra scuola. E qua praticamente è reale alla fine. E brutta cosa però, brutta brutta faccenda. Molto molto brutta. Molto brutta. E bah, si può attraversare o no sta porta? Cosa, questa è una porta? Eh sì, se fosse non ci sono né il buco della serratura né la maniglia. Se lo spingo non si muove poco, ma non si aprirà di certo. Cos'è questo? Al centro di questa stanza c'è una fessura orizzontale. A cosa serve? Allora, noi abbiamo una carta, se appunto vi ricordate bene, appunto dal gioco con l'immagine appunto della porta, cioè con la chiave con queste tre fessure. Però prima di andare là, perché non so bene o male se ci possiamo subito andare oppure no, vorrei andare a controllare una cosa, perché se non sbaglio dovrebbe esserci un'arma secondaria dall'altra parte però. Nella di sotto, sì. Quindi bisognerebbe tipo passare da di là. Bevanda, 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 bevanda. Ok. Sì, bisogna passare purtroppo da di qua. Perfetto, anche bloccata, quindi bisogna andare di qua per forza. Dove ci sono i nostri tre amici, che ci danno veramente tanto tanto fastidio. Tanto noi li oltrepassiamo. Allora, perché dovrebbe esserci, se non sbaglio, qua da qualche parte, una nuova arma. Se non vado errato, però perché di qui non mi fa passare? Ah, ok, si è aperto. Ok. Qua abbiamo ancora loro. Quindi attenti. Ok. Cazzo, è bloccato. Allora, no, non è ancora finita. Allora, mi sa che bisogna esplorare ancora parecchio. Allora, questa è una palla di gomma, davvero? Palla di gomma. Allora, palla di gomma rosa fluorescente che usano i bambini. Che ci devo fare io con la palla di gomma? Non me lo ricordo.
Allora, ricapitolando un attimo, allora siamo là dove siamo noi, là che di là non si può andare, di là non si può andare, noi dobbiamo ancora aprire la porta per andare di là. A questo punto facciamolo. Quindi andiamo via, andiamo di qua. Ok. Andiamo di qua. Che brutta cosa. Ma davvero era bloccata? Sì, perché non ci si poteva interagire, mi sa. Ah. Come si deve andare di qua? Per un po' di giri però ti fanno fare. Mamma mia. No, a sto punto, visto il minutaggio, potrei anche sa salvare e chiudere qua la puntata. Ma sì, perché no? Ok. Allora, salviamo e chiudiamo qui l'episodio e poi nel prossimo continuiamo l'esplorazione di questa nuova scuola a questo punto, che comunque è uguale, identica a quella in cui eravamo entrati all'inizio più o meno all'inizio del gioco. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Silent Hill. Ciao!